ecco i rappresentanti del cult music, del cult rock italiano. Frontman di questo gruppo, leader di questo gruppo, è Piero Pelù, che ci presenterà i suoi compagni. Io sono Piero e canto. Accanto a me c'è Ringo, che suona la batteria, non dovete guardarlo di profilo, stai bene. Ghigo il chitarrista, Gianni il bassista, eccolo lì, e anche se c'ha la bacchetta da batterista in mano. Il giovanotto dall'aria cinica. Il giovanotto lì, il draculino, è Antonio Aiazzi, il tastierista. È Antonio. Senti, il rock di Elite FIBA si legge da tutte le parti che viene battezzato, etichettato, definito come rock mediterraneo. Vuoi spiegarci un po' di che si tratta? Ma si tratta semplicemente di scavare un po' nelle nostre origini, che siano sia culturalmente sia musicali che non. Ci sono delle influenze di musica orientale? Sì, noi abbiamo cercato di recuperare tutto un, diciamo, un bagaglio di cultura che bene o male fa parte della nostra tradizione italiana, soprattutto del sud, proprio perché nel sud ad esempio si sentono molto di più queste influenze dell'invasione dei saraceni e di secoli e secoli di dominazione degli arabi, e sia nell'architettura, insomma, nella musica, nella poesia, e queste cose ci affascinano molto. E la combinazione di queste influenze di musica orientale con la dark music? Beh, Elite FIBA sono nati in un periodo che stava alla fine del punk, l'inizio della new wave e l'inizio del dark. Che tutte queste influenze chiaramente sono state recepite, ogni musicista recepisce influenze, le incamera, poi le usa suonando.